Sì, un programma ricco di eventi che si innesta sul contenitore importante delle Luci d'Artista. Oggi presentiamo una serie di eventi importanti di arte e ci vengono promossi da Giuseppe Gorga e Olga Marciano, due artisti salernitani che ci hanno chiamato in causa per una serie di eventi che porterà l'anno prossimo ad una biennale a Salerno nel mese di ottobre. Noi siamo molto grati a questi due artisti anche perché due anni fa furono con somma soddisfazione per Salerno presenti alla Biennale di Firenze con alcune loro opere e fu la prima occasione in cui esportammo pubblicamente il logo di Vignelli, il brand turistico. Sì, io faccio da privista, quindi sono il primo artista che peraltro sono uno degli ideatori insieme ad Olga Marciano della Biennale. Questa mostra affronterà proprio il tema femminile, cioè sarà una donna rappresentata in vari pezzi, un po' deframmentata, ecco, come dire. Sono delle tele molto grandi dove si parte da questa prima donna, appunto Adamo ed Eva, dove c'è Adamo che urla, per poi arrivare a delle tele dove vengono rappresentate delle emozioni, sono proprio dei frammenti, pezzi di volto, strappati, corpi rotti. È un po' la denuncia contro questo femminicidio che purtroppo accade da troppo tempo. Noi speriamo con l'arte proprio di dare anche noi il nostro contributo e forse è l'unica maniera per essere così veloci come impatto e trasmettere un'emozione riguardo a questo problema femminile. Questa biennale ad ottobre dell'anno prossimo a Salerno? Sì, diciamo che è la prima volta che si parla di una biennale d'arte contemporanea a Salerno. Sono stati fatti tantissimi eventi, tutti finalizzati al mondo dell'arte, soprattutto negli ultimi anni, cioè c'è stato un pullulare di iniziative soprattutto nel mondo della pittura, i salernitani e la provincia di Salerno, danni di donne, una, nessuna e 100.000, proprio perché riguarderà tutto il mondo della violenza sulle donne, ma non soltanto intesa come stalking o come violenza fine a se stessa, ma parliamo di danni a donne dovuti anche all'immigrazione, ai problemi delle donne che vengono dall'estero, i problemi delle donne che lavorano in Italia, eccetera, eccetera, tutto quello che è il mondo della donna, a 360 gradi. Finisco col dire noi invitiamo tutte le associazioni del territorio a prendere contatto con noi e a partecipare a questo evento, all'organizzazione dell'evento. Chiuderemo un cartellone di eventi e un protocollo d'intesa con tutti e invitiamo gli artisti anche a prendere contatto perché ci sarà un comitato di selezione. Tutta una serie di eventi saranno presentati nel corso dell'anno fino a ottobre dell'anno prossimo, a partire da questo momento con la personale di pittura di Giuseppe Gorga.